L'hanno chiamata Piazzetta della Collaborazione. È un esempio di cittadinanza attiva. I residenti del quartiere Ospizio Marino hanno reso decoroso il loro rione, prima ripulendolo di ogni tipo di erbacce e rifiuti abbandonati, poi anche abbellendolo in ogni suo aspetto. Anziché attendere gli interventi del comune, hanno deciso di armarsi di tanta buona volontà. È nato tutto dalla piazzetta della collaborazione, quella di sopra, e poi a catena, diciamo, ci siamo trasmessi questo messaggio. Altri, diciamo, che avevano lo stesso sentimento si sono adoperati a cominciare a recintare le aiole, a piantare i fiori, e poi c'è stata una collaborazione di tutto il quartiere, una cosa che mi ha sorpreso in maniera personale. E per cui voglio essere grato alla gente del posto, veramente, che ha dimostrato, voglio usare questa parola, una nobiltà d'animo che è proprio da invidiare. Ogni cittadino ha fatto la sua parte. Aiuole con i fiori in via Prati, mura federiciane ripulite di ogni sporcizia, ringhiere ridipinte, marciapiedi liberati da ogni rifiuto. E questa mattina hanno mostrato l'intervento svolto all'intera giunta comunale. Abbiamo trovato una collaborazione con i cittadini, che poi tra l'altro stiamo riscoprendo veramente anche dei valori umani, di amicizia, diciamo, e quant'altro. Noi ci crediamo, diciamo, a questo quartiere, con la speranza che dopo questo quartiere, diciamo, si allarghi a macchia d'olio, per far sì, diciamo, che Gela diventi pulita, accettabile non solo dai cittadini, ma da chi viene a vedere Gela. E noi stiamo chiedendo delle piccole cose, però queste piccole cose che possono fare grande il quartiere. Noi stiamo chiedendo cose esose. L'assessore al decoro urbano Giuseppe Licata, sollecitato dagli stessi cittadini, sta valutando una sorta di premialità per quei quartieri che si attivino a rendere dignitosi i propri spazi pubblici, ma niente riduzione della Tari, semmai fornitura di arredi. Sono rimasto sorpreso di questa collaborazione, veramente. Hanno chiamato infatti la piazzetta della collaborazione. Noi non possiamo fare altro come amministrazione che stabilire un patto con loro, un patto di collaborazione che preveda e sia regolamentata nel vero senso della parola, preveda dei servizi per queste persone che si spendono per la città e per la comunità. Il sindaco Lucio Greco ha elogiato i residenti dell'Ospizio Marino, esempio di cittadinanza attiva, che deve però essere affiancata dagli interventi che spettano al comune. Questo, a mio avviso, è un modello veramente da imitare per i cittadini che hanno dimostrato grande senso civico e grande amore verso la propria città, e un modello da imitare verso altri quartieri.